Alessandra Pierelli, scelta da Costantino Vitagliano, il primo vero tronista, rivive il suo dramma: ho rischiato la vita per il successo. Alessandra Pierelli viene ricordata da molti come la fidanzatina d'Italia per aver partecipato nei primi anni 2000 a Uomini e Donne, dove venne scelta da Costantino Vitagliano, il primo vero tronista. Da allora molte cose sono cambiate e lei ha scelto di raccontarsi a cuore aperto nel corso della trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Balivo. In particolare, ha ricordato quanto accaduto poco più di 10 anni fa, quando venne ricoverata d'urgenza per problemi post-operatori dopo un intervento di chirurgia plastica estetica. La terribile testimonianza di Alessandra Pierelli. Ho rischiato la vita nel 2006, dopo un intervento di chirurgia estetica. È stata una parentesi bruttissima della mia vita, ma me la sono cercata perché non avevo bisogno di fare quell'intervento. Quello che mi circondava all'epoca mi portava a non piacermi. Ho fatto un mese di ospedale e ne ho pagato le conseguenze per un anno. Ho avuto tanta paura, ha ricostruito Alessandra Pierelli, che ha parlato anche di quel periodo. All'improvviso tutti mi fermavano per una foto e un autografo. Gente che arrivava a casa con i pullman. Una volta organizzarono un pullman semplicemente per venirmi a salutare e darmi un bacio. Quello che ricorda è il comportamento di sua madre, essendo una persona semplice, faceva entrare in casa tutti e quando tornavo mi ritrovavo a fare una serata in casa mia. Il ringraziamento va ai suoi genitori, perché grazie a loro mi sono sempre ricordata da dove venivo e mi hanno dato la forza per superare quel grande momento di popolarità. Oggi Alessandra Pierelli, che si è allontanata da tempo dallo showbiz, è moglie di Fabrizio Baldassarri, giocatore di poker professionista, e mamma di Daniele Liam. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.